Sono ore di tensione nel Partito Democratico Avellinese. Lo scontro si consuma sulle regole per le primarie. La sinistra interna ha chiesto le dimissioni del presidente Carmine De Blasio, reo di avere firmato un documento nel quale si rende possibile la candidatura di Gabrielli sul filo della incompatibilità perché il fratello è alla guida della CS e si esclude invece Gianluca Festa e le sue civiche perché è già in campo da mesi. Il presidente, in una conferenza stampa, ha smentito di aver mai sottoscritto il documento e ha attaccato il gioco al massacro della sinistra di Fiero e Todisco, che starebbe alimentando una guerra per bande in vista del congresso provinciale. Intanto è slittata ancora una volta la conferenza stampa di Leonida Gabrielli, forse in attesa di decisioni definitive da via Tagliamento. In questo contesto confuso si inserisce la candidatura di Antonio Gengaro. L'ex presidente del Consiglio Comunale ha partecipato alla riunione dei sottoscrittori di Amare Avellino, manifesto di intellettuali rivolto al centro-sinistra. Ma al circolo della stampa si sono presentati solo i segretari di Rifondazione, dei socialisti e la candidata alle primarie dei comunisti italiani, Rosalba Capone. Antonio Gengaro, lei è tra i firmatari di questo manifesto appello, un appello che però sembra caduto nel vuoto. Ma guardi, era un contributo di idee per spingere le forze del centro-sinistra a trovare su una candidatura autorevole, nuova, l'unità e ovviamente a concordare un programma riformista e progressista per la città. Un centro-sinistra che arriverà diviso alle elezioni. Vabbè, c'è sempre la speranza che si possa ricomporre ciò che oggi è diviso. Io sono tra quelli che pensa che al ballottaggio l'alleanza va fatta tra il PD e le forze di sinistra della città, quindi il limite del centro è il Partito Democratico. Vedo che altri già ammiccano a Monti o altri mondi, io sono contrario a questa linea. Se dovessi essere io, parteciperò alle primarie, se dovessi essere io il candidato, io sono per un centro-sinistra. Con i mondi di sinistra della città, spero con i partiti, con le associazioni, ma non con tutto ciò che si sta organizzando attorno al centro, diciamo, ex democristiano della città. A proposito di primarie, sulle regole per le primarie si sta consumando una durissima lotta interna al Partito Democratico. Lei chiede se è fatta. Ma guardi, io avrei fatto partecipare tutti, l'ho detto dall'inizio, si arriva tardi, non c'è la possibilità di lanciare un messaggio perché c'è una corsa per raccogliere le firme, anzi faccio un appello a tutti gli avellinesi di darmi un aiuto in questo senso. Bisognava, secondo me, dall'inizio, a parte che le primarie si dovevano organizzare subito dopo le politiche, quindi bisognava dare il tempo ai candidati di poter esprimere i loro programmi, il loro pensiero sulla città. Non è stato fatto ciò. C'è l'articolo 18 dello statuto che in qualche modo vincola il PD a fare le primarie.